Bentrovati alla nuova edizione del notiziario CNA. Cominciamo dal fisco e più precisamente dagli elenchi Intrastat, per i quali è necessaria la tempestiva consegna dei documenti di acquisto presso soggetti non residenti. Nelle ultime settimane, infatti, la normativa sui modelli Intrastat ha subito notevoli modificazioni, soprattutto per ciò che riguarda la registrazione dei documenti relativi agli acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti. Si tratta di modifiche che comprendono tutte le transazioni, indipendentemente dalle cifre e dal canale di acquisto, internet o altri. La normativa, infatti, prevede tempi molto ristretti per gli adempimenti, tempi che, per essere rispettati, richiedono la pronta disponibilità dei documenti. Invitiamo quindi le imprese a consegnarci tempestivamente i documenti relativi agli acquisti effettuati da soggetti non residenti. Pubblici esercizi, le nuove norme per la sicurezza stradale. Da pochi giorni sono entrate in vigore alcune norme che modificano il codice della strada. Queste norme comprendono anche la disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne. In sintesi, i titolari o gestori di pubblici esercizi in genere, bar, ristoranti, alberghi, i locali dove si svolgono spettacoli o qualsiasi altra forma di intrattenimento, e poi i gestori di circoli, associazioni o di enti con somministrazioni e di sale giochi, devono interrompere la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle 3 e non possono riprenderla prima delle 6 di qualsiasi giorno. I titolari di servizi di vicinato, ossia di attività commerciali che effettuano la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, devono interrompere la vendita di queste dalla mezzanotte alle 6 di qualsiasi giornata. Questi divieti non si applicano soltanto nella notte del 31 dicembre e nella notte del 15 agosto. Sono stati introdotti anche nuovi obblighi per i titolari o i gestori di locali che proseguono l'attività oltre la mezzanotte. In particolare, questi locali devono possedere, almeno in uscita, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico che deve essere messo a disposizione dei clienti. È confermato anche l'obbligo di esposizione dei cartelli sulla concentrazione alcolemica e sui sintomi connessi all'assunzione di alcol. Il rispetto di queste disposizioni, già in vigore per le attività di somministrazione, collegate direttamente a intrattenimenti sotto ogni forma, come spettacoli, musica, karaoke, eccetera, per tutte le altre attività aperte dopo le 24, decorrerà dal 26 novembre. I titolari e i gestori dei locali che non rispettano le disposizioni dei limiti degli orari descritti sono soggetti a una multa che va da 5 a 20.000 euro. Se nel corso di 2 anni vengono constatati 2 distinte violazioni a questi obblighi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo che può andare da 7 a 30 giorni. Per quanto concerne invece gli obblighi di tenuta degli alcol test e delle relative tabelle, è prevista una sanzione amministrativa minore che va da 300 a 1.200 euro. Ambiente. Sistri, pubblicato il decreto correttivo che proroga l'operatività del sistema e rivede i diritti di iscrizione. A luglio 2010 è stato pubblicato il secondo decreto correttivo del provvedimento che ha istituito il Sistri. Le disposizioni più importanti riguardano la proroga dell'entrata in vigore del sistema al 1 ottobre 2010 per tutte le imprese e la proroga al 12 settembre 2010 per la distribuzione e/o l'installazione delle relative tecnologie, i dispositivi USB e il black box. È stata modificata anche la definizione del concetto di dipendenti, che permette di definire correttamente la soglia numerica che determinano differenze e diversi obblighi. Infine, è stato diminuito il diritto di iscrizione per i piccoli produttori di pericolosi e i piccoli imprenditori agricoli. Il decreto contiene però ancora alcune contraddizioni, perché le agevolazioni inserite per i piccoli produttori in qualche caso li agevolano rispetto ai produttori non pericolosi con le stesse dimensioni e le stesse quantità di rifiuti prodotti. Credito. In arrivi i finanziamenti del Fondo Innovazione 2010. La Camera di Commercio e le principali amministrazioni locali hanno creato un fondo rotativo per il sostegno agli investimenti delle imprese della provincia di Modena. Il fondo è destinato alle piccole e medie imprese e ai gruppi di imprese con un massimo di 100 addetti appartenenti ai settori del manifatturiero e dei servizi alla produzione ed è finalizzato a favorire lo sviluppo di innovazione di prodotto di servizio, di innovazione di processo, esclusa la mera sostituzione di impianti, l'innovazione gestionale e organizzativa, compresa l'introduzione di tecnologie per le telecomunicazioni e l'informatica e i progetti di fusione o collaborazione fra imprese, l'innovazione commerciale, compresa l'apertura o il potenziamento di strutture stabili in nuovi mercati, lo sviluppo di nuovi canali distributivi e i progetti di e-commerce.
Il fondo rotativo, unitamente a risorse a tasso agevolato messe a disposizione delle banche locali che hanno aderito all'intervento, eroga mutui agevolati alle imprese che avranno superato una specifica valutazione sia del contenuto innovativo del progetto sia del merito creditizio. A ciascun progetto ammesso sarà concesso un mutuo non superiore a 200.000 euro e non inferiore a 30.000 euro per la durata massima di 48 mesi con rimborso trimestrale delle quote. Il mutuo sarà assistito da un contributo pubblico in conto interessi erogato in un'unica soluzione al tasso di interesse dell'1,25%. Le imprese potranno inviare le domande dalle 10 del 6 settembre fino alle 12 del 24 settembre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare le sedi CNA oppure Finimpresa presso le filiali di Modena, via Malavolti 43, telefono 059 25 20 20, Carpi, via Pascoli 2, telefono 059 64 58 24, Fiorano, via del Crociale 4, telefono 0536 80 55 06. Ambiente. CONAI, nuovi moduli per le dichiarazioni imballaggi in plastica. Il CONAI ha pubblicato sul proprio sito www.conai.org i nuovi moduli per le dichiarazioni periodiche degli imballaggi in plastica in seguito alla diminuzione da 195 a 160 euro tonnellata del contributo per la plastica a partire dal 1 luglio. Le novità consistono nella suddivisione del modulo 6.1 plastica in due moduli, comunque da compilare entrambi per la dichiarazione annuale riferita al 2010, da presentare al CONAI entro il 20 gennaio 2011. E nell'aggiornamento del modulo 6.2 import e del modulo 6.10 compensazione import-export con i nuovi importi del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica. Lavoro, riforma della vigilanza, controlli delle aziende che svolgono attività stagionali. Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre, l'INPS attuerà un'azione ispettiva nei confronti di aziende che svolgono attività a forte carattere stagionale. L'iniziativa è volta in particolare a contrastare l'impiego di personale non in regola sotto il profilo assicurativo e previdenziale. Tra i settori merceologici che saranno oggetti di accertamenti si segnalano i commerci e i pubblici esercizi, il turistico alberghiero, i locali notturni e i centri benessere. L'ispezione sarà orientata esclusivamente ad accertare le violazioni sostanziali e non quelle puramente formali. Lavoro, assunzioni agevolate, sostituzione della maternità e ferie. Le aziende con meno di 20 dipendenti beneficiano della riduzione del 50% dei contributi dovuti per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità o parentale. La riduzione si applica fino al compimento del primo anno di età del figlio o per un anno dalla data di accoglienza del minore in famiglia a seguito di adozione o affidamento. La riduzione spetta esclusivamente per i contributi relativi al periodo in cui il soggetto sostituito è assente per uno degli eventi citati. Quindi, nel caso in cui la sostituzione prosegua anche nel corso di un periodo feriale di cui eventualmente la lavoratrice sostituita benefici subito dopo l'astensione obbligatoria o facoltativa, la contribuzione dovuta per il lavoratore che la sostituisce durante questo periodo è dovuta interamente e non più con lo sgravio del 50%. Concludiamo con la Camera di Commercio che ha istituito un bando alla fedeltà del lavoro e al progresso economico a cui possono partecipare imprese e imprenditori che si siano particolarmente distinti per l'impegno profuso. La presentazione delle domande, il bando e la modulistica sono scaricabili dal sito www.mo.camcom.it, dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre. La consegna dei premi, targhe e attestati di merito avverrà nel corso di una cerimonia pubblica. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento con il notiziario di CNA.